raga, ciao, buon anno! Felice 2015! Speriamo che sia finito bene, è iniziato più bene ancora si dice, meglio, meglio, diciamo meglio. Vedo che il mio italiano invece peggiora sempre di più. Molto bene, allora speriamo che quest'anno sia un anno favoloso per tutti, speriamo. Il mio capodanno è andato tutto bene, peccato che il giorno dopo, no, è successa una piccola cosa in famiglia, ma non vi voglio tediare troppo. Si sistemerà tutto. Oh, i miei orecchini ci sono ancora? Sì, tutto a posto. Questo è un video haul piccolissimo. Non voglio farvi dei video lunghissimi. In questo inizio anno, qua c'è sempre Snoopy. Ciao, Snoopy! E sono vestita molto, molto pesante perché fa un freddo becco. Trucco con il giallo, bianco, rosso e nero e viola per iniziare bene l'anno, un po' tutti i colori. Allora, cosa vi voglio far vedere? All'OVS, è successa una cosa fantastica. A parte che c'è la Wet n Wild, finalmente è arrivata. Ho preso delle cose, ma non posso farvele vedere in quanto sono dei regalini e quindi non posso. Invece, quello che ho preso per me è, oltre alla Wet n Wild, c'è la P2. P2 si dice? Non lo so, non lo so. Comunque è una marca che conosco benissimo perché la nomina molto spesso Franci Guiz, un bacione, perché in Germania va molto. E quindi cosa ho preso per iniziare, diciamo? Questa crema per le mani a 2,99 euro. Ha un profumo di limone. Cosa sarebbe? Con limone, zenzero ed estratto di loto. È fantastica la profumazione. Mi piace da morire, sapore, il profumo di limone proprio. E cosa ho preso anche? I guantini. Adesso vi faccio vedere. Prima vi voglio dire che i guantini li ho pagati 2,49. In questa scatoletta li cercavo da tanto tempo, purtroppo mi danno molto fastidio. Ho provato ad addormentarmi con i guantini e la crema sotto, ma mi danno molto fastidio. Questi sono i guantini con scritto P2, come la chiamerò? P2 o P2, non saprei. Insomma, però è così. Sono così, ecco, ne faccio vedere solo uno. Mettete tanta crema. E poi mettete questo guantino e dovreste dormire così la crema poi agisce, ma anche se fa freddo comunque mi davano fastidio, ho dovuto toglierli, ma la crema è fantastica. Poi ho preso due smaltini sempre della Pizvai, smaltini costano 1,29 che sarà questo normale, mentre l'altro 2,99 perché a tutti i sbrilluccichini deve brillare, è tipo un top coat sopra questo. Colore fantastico, bello viola. Sì, sono glitter, certo, viola, bordo, sì, bello. Tutti insieme saranno fantastici. Io ho ancora le nail art, come si dice, nere e grigie con i foil. Ma non sono stata molto brava a farlo di Capodanno. Siccome è semipermanente, mi durerà tantissimo. E lasciamolo così, tanto, tanto, sempre feste sono. Molto bene. Poi, e queste sono le piccolissime, pochissime cose che ho preso all'OVS. Volevo farvi vedere le lenti che mi sono arrivate viola. Le ho prese, sono le Queen's Twins. Sono della Fresh Look, le ho prese su internet e le ho pagate 14 a scatoletta e dentro ce ne sono due. Io ho sbagliato, lasciamo perdere, perché ne ho prese due, perché credevo che 14 fosse solo una lente, invece no, 14 euro è la scatoletta. Ah, questa l'ho già aperta, è vero. Comunque sono viola e questa, c'è scritto questa marca, non lo so, se allora non è Fresh Look, è questa.
Non saprei dirvi molto esattamente. Beh, insomma, in questa scatoletta bellissima c'erano dentro, beh, forse è meglio che ve le faccio vedere. Qua, ecco, c'erano dentro le lenti. Eccole qua. Questa è una. Senza gradazione, ma si possono anche fare con la gradazione. E c'è scritto violet, cioè violetto. Si vede che sono viola, si vede. Purtroppo non le posso mettere perché, come vedete, ho ancora l'occhio rosso. Quest'occhio rosso, ci tengo a precisare che non è venuto per le lenti, no, assolutamente, perché in quei giorni non le portavo, non le ho portate, non le ho messe. L'unica cosa che avevo fatto era la matita nera all'interno. E non della Urban Decay, ecco, era un'altra. E quindi probabilmente mi danno fastidio, mi ha creato quell'occhio rosso che sto curando con il collirio e la camomilla. E quindi queste cose non medicali, non forti forti, probabilmente non lo fanno nemmeno guarire. Quindi adesso lasciamo passare queste feste e poi prenderò. Andrò o dal dottore o anche in farmacia e chiederò un collirio un po' più forte. Comunque, per fortuna non sento niente, non mi fa male. Cerco, anzi, cerco, non mi trucco assolutamente all'interno dell'occhio, ma solo fuori, che comunque non gli dà fastidio. Niente, raga, io vi faccio ancora gli auguri per uno splendido 2015. Speriamo. Mi copro per bene e ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ciao ciao raga!